Allora, ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video su provacellulari.it. Questa volta parleremo di browser internet. Andremo a parlare di quei browser che non sono, non è il browser stock, diciamo, di Android, ma quei browser che sono alternativi e quale di essi possono essere utilizzati in modo comunque efficace per andare sui nostri siti preferiti. Abbiamo preso in esame quattro browser che sono Dolphin, Chrome, Firefox e Opera, che secondo me sono i quattro browser, diciamo, principi per quanto riguarda Android. Allora, possiamo provare per primo Dolphin. Allora, nel caso di Dolphin, possiamo andare su The Verge. Andiamo a cercare. Vediamo un po' come si comportano. Allora, The Verge, clicchiamo. Ora, nel frattempo che carica, possiamo vedere come in questo caso possiamo attivare qui sotto gli add-on relativi proprio a Dolphin, oppure andare in settings e utilizzare, per esempio, in questo caso user agent e quindi desktop, oppure vederlo come Android, come iPhone, come iPad, eccetera. E poi qui possiamo avere anche altre impostazioni classiche dei browser e in questo caso abbiamo aperto The Verge. Vediamo un po' com'è la fluidità, direi ottima. Proviamo ad aprire una pagina, un articolo, vediamo un po' di cosa si tratta e come soprattutto funziona il browser. Bene, devo dire che il browser, anche su un sito così pesante, si comporta molto bene. Di lato, poi qui abbiamo la cronologia e più alcuni siti consigliati su cui andare. Bene, possiamo aprire qui su un'altra scheda e già che ci siamo possiamo provare allora il nostro sito provacellulari.it. Andiamoci, vediamo un po' anche l'apertura del nostro sito com'è. Bene, direi ottima. Caricamento abbastanza rapido, sicuramente più rapido di The Verge, ma è naturale, The Verge è un sito molto molto pesante. Bene, proviamo ad aprire questa qui, recensione app Android, Autovelox, Kamsam e Waze. Ho fatto una recensione su alcune app interessanti per gli automobilisti. Devo dire che il tablet si comporta, il tablet, il browser si comporta davvero bene e quindi direi che il Dolphin passa davvero a pieni voti il test. Devo dire che va benissimo. Ok, per quanto riguarda il Dolphin, siamo a posto. Andiamo a fare in questo caso Chrome. Bene, adesso proviamo Chrome, clicchiamo su The Verge e andiamo a vedere un po' come si comporta. Devo dire che a me Chrome non è che entusiasmi più di tanto. Sinceramente, ogni tanto ci sono dei lag, come potete benissimo vedere. Ecco, in questo caso io sto facendo pinch out, pinch zoom e il browser, devo dire che non riconosce molto le mie azioni e devo dire che secondo me andare su The Verge sarà abbastanza difficile con Chrome. Non so perché, sinceramente, rispetto al grande programma che c'è per computer, sinceramente per telefono Chrome, per i dispositivi mobili, specialmente per Android, non mi sembra davvero ben ottimizzato. Oppure è strano perché, essendo di Google, vedete per esempio il tempo che ci mette a caricare The Verge rispetto a Dolphin, praticamente una eternità. Ecco, diciamo che ora ce l'ha fatta. Però direi che non faccio ulteriori prove, direi che Chrome secondo me è bocciato a priori. Andiamo avanti, proviamo Firefox. Andiamo su Firefox, proviamo The Verge.
Cerchiamolo. Eccolo qui, theverge.com. Ok, ci ha aperto il sito in versione mobile, ma noi andiamo a scegliere modalità desktop. Qui vediamo le altre possibilità. Scheda autonoma, condividi, trova nella pagina i vari strumenti, salva come PDF, download, componenti aggiuntivi, eccetera. Poi qui abbiamo le impostazioni, informazioni su file, dimensioni test, diciamo le classiche cose che ci sono su un browser. Quindi facciamo modalità desktop e vediamo un po' i tempi di caricamento. Ok, non gli piace, forse dobbiamo scegliere sotto allora full site. Ok, scegliamo full site. Bene, ecco il sito. Secondo me un po' più di caricamento rispetto al browser stock di Android che ho testato su questo telefono rispetto a Dolphin, ma comunque è un tempo accettabile con davvero una ottima, beh, ottima forse no, ma comunque una buona fluidità. Proviamo ad aprire la stessa pagina che abbiamo aperto in precedenza con Dolphin. Non so perché ora non me la prende. Ok, è partita. Ecco qui che ha aperto la pagina. Beh, comunque devo dire che sì, sta ancora caricando. Deve caricare naturalmente tutte quante le cose. Ma ecco, ora finito. Ma devo dire che comunque il Firefox si comporta abbastanza bene. Secondo me non si comporta bene come, come Dolphin. Però comunque devo dire che c'è in sostanza una buona ottimizzazione dell'applicazione. Ora andiamo sul nostro sito, vediamo un po' come viene visto. Ok. Mi dice di scaricare un plugin per i video YouTube, si vede che non saranno possibili, servirà questo plugin aggiuntivo, comunque a noi non interessa. Facciamo, proviamo a cliccare recensione app Android Autovelox come abbiamo fatto prima. Ecco il sito che viene caricato. Sì, qui manca sempre il plugin. Comunque il caricamento è buono. E anche nel frattempo che sta ancora caricando, possiamo scendere, andare su, fare pinch to zoom e pan. E diciamo che il tablet si comporta, il telefono si comporta davvero bene. Quindi anche il browser, secondo me, può essere utilizzato come una valida alternativa rispetto al browser stock. Secondo me, però, è in seconda posizione. Prima posizione per me c'è Dolphin ancora. Proviamo infine l'ultimo che è Opera. Vediamo un po' in questo caso come si comporta Opera. Allora, andiamo a mettere The Verge. Vediamo un po' come si comporta con The Bene, mi sembra un pochettino lento. Ora non so se magari c'è un attimo di difficoltà sul wifi perché sto caricando un video, però è pur vero che anche gli altri browser hanno lavorato con la stessa situazione e quindi mi sembra che in questo caso ci siano
grossi problemi per la pila di Avergil. Gli facciamo fare una ricarica, vediamo un po' se c'era qualche problema solo in quella situazione. Vediamo un po'. Ricarica. Ok, ora pare essersi sbrigato, però sinceramente non mi sembra così eccezionalmente fluido, ecco. Tempo di caramento è abbastanza lungo e pinch to zoom, ecco, ora è sparito, non so che fine abbia fatto il sito. Direi che opera anche lui, secondo me, come possibile alternativa al browser stock di Android. Non mi sembra davvero granché. Quindi, ricapitolando, a mio giudizio, il miglior browser per Android, tolto il browser stock, quindi per chi ha problemi magari con il browser stock perché non è ben ottimizzato, magari non gli piace o per qualsiasi altra situazione, secondo me Dolphin Browser è il migliore. Secondo me è lui il vincitore di questa comparativa. Poi abbiamo in seconda posizione, secondo me, Firefox, un altro buon browser, non ottimo secondo me come Dolphin, ma buono, si comporta molto bene, magari per chi è abituato già ad utilizzarlo sui computer potrà trovarsi a suo agio. Secondo me invece Opera e Chrome sono da rivedere, magari con qualche ottimizzazione migliore rispetto agli altri. Bene, per questa comparativa è tutto, spero di esservi stato utile, ci rivediamo sui prossimi video sul nostro sito provacellulari.it. Grazie a tutti, ciao!